Grazie Presidente. Naturalmente poi la collega Mauro Di Noia se vorrà potrà integrare le cose che io dirò, ma cercherò di essere breve per rispetto per i vostri impegni e per le scadenze che avete su tanti temi. Noi abbiamo valutato in primis come un fatto positivo che la Commissione si sia occupata in occasione di tre risoluzioni, la Casu, la Raimondo e la Ghirra, di un tema che naturalmente ci sta molto a cuore, no? Non solo per ragioni di competenza istituzionale, ma perché rappresenta uno dei grandi temi sociali del momento. Noi veniamo da tempi molto difficili, la fase della pandemia ha segnato un grande colpo al sistema del trasporto pubblico locale, soprattutto per quello che riguarda i ricavi delle aziende, sia per quello che ha riguardato il calo dell'utenza, ma anche per quello che ha riguardato le limitazioni, diciamo, dei servizi in alcune condizioni particolari di pandemia. Ovviamente a questo si è aggiunta una mazzata, diciamo, parliamo, usiamo questa espressione un po' brutale, ma mi sembra che risponda alla realtà delle cose, che ha riguardato gli aumenti dei costi di servizi, in particolare degli approvvigionamenti del carburante in primis. Poi, come ovvio che sia, il trasporto funziona se oltre ai mezzi ci sono anche le persone, e l'attività delle persone è regolata da rapporti contrattuali, e nel tempo questi rapporti contrattuali richiedono un adeguamento, e quindi vi sono varie ragioni che hanno determinato delle criticità. Sul piano, diciamo, in termini generali, chiamiamolo così, dei costi ricavi del servizio. Ora, l'elemento comune che ci convince, e naturalmente che ci vede consenzienti, delle tre risoluzioni è che pongono da versanti diversi l'accento sul tema dell'incremento della dotazione del Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico Locale. Noi abbiamo fatto delle quotazioni sulla base dell'analisi di ciò che è avvenuto in questi anni, sentendo anche e soprattutto le associazioni che organizzano i gestori del servizio, e vi è una sostanziale convergenza sulla necessità di arrivare a una integrazione di almeno 700 milioni di euro all'anno. Quindi le integrazioni di dotazione che sono state fin qui approvate, comprese quelle della legge di stabilità del 2022 per il 2023, che aveva previsto degli stanziamenti progressivi degli anni successivi, evidentemente si rendono, diciamo, insufficienti, e quindi occorre una integrazione nei termini che ho innanzi detto, e su cui noi chiediamo che vi sia un impegno e del governo e delle forze parlamentari. Devo anche dire che un tema delicato riguarda la ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti tra le regioni, e noi siamo rimasti molto perplessi, se non vivamente contrariati, da una recente iniziativa del governo, decreto legge 50 2023, che ha introdotto una novità, anche se poi siamo riusciti a congelarne l'applicazione per due annualità, 23 e 24, ma ha introdotto una novità per noi molto negativa. Voi sapete che il costo del servizio di trasporto pubblico locale non è coperto integralmente ed esclusivamente dai fondi del Fondo Nazionale Trasporti, ma è in parte coperto anche da fondi regionali.
Di quali regioni? Di quelle, evidentemente, signor Presidente, che hanno un maggiore gettito fiscale, hanno una maggiore capacità finanziaria di integrare con risorse proprie, le risorse rivenienti dal riparto del Fondo nazionale. Siamo in tempi di perequazione, al chiacchiere. Siamo in tempi in cui ci poniamo, ma dirò qualcosa dopo, il tema del riequilibrio dei servizi tra le diverse aree geografiche del paese, che poi significa riequilibrio di un servizio nel rispetto dell'utenza e dei cittadini, e soprattutto dei cittadini che si trovano in condizioni di cosiddetta domanda debole, cioè che sono in condizioni di particolare disagio. Ebbene, nonostante tutto questo, la decisione del governo e del Parlamento con la norma che ho innanzi citato va nella direzione esattamente opposta. Cioè si è deciso che a partire dal 2025 il Fondo Nazionale Trasporti dovrà tenere conto anche di quelle risorse che attualmente sono a carico dei bilanci regionali. Il che significa che le risorse concorrenti regionali non ci saranno più e quindi questa coperta dovrà coprire quello che oggi è in parte coperto dal finanziamento regionale. Il che significherà una ripartizione in diminuzione, soprattutto per le regioni che hanno maggiori difficoltà, maggiori debolezze. Ora, qui c'è anche un tema di rapporti istituzionali. La conferenza delle regioni ha espresso netta contrarietà, quasi all'unanimità, con l'eccezione di una o due regioni, a questa iniziativa. Abbiamo sostenuto questa posizione in conferenza unificata, ma è sembrato come se fosse, come dire, una opinione liberamente espressa, totalmente ignorata dal governo e dal Parlamento. Allora, signor Presidente, noi ci dobbiamo capire, perché se ci audite, diciamo, per un arricchimento culturale e per sentire un'opinione in una sessione convegnistica, noi siamo qua, lo facciamo e ci fa piacere. Se ci audite perché si pone un problema di rispetto istituzionale dei rapporti allo Stato e alle regioni, soprattutto in una materia che sarebbe di potestà regionale, ripeto, in una materia che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione è una materia di potestà regionale. E allora noi chiediamo che il governo e il Parlamento abbiano rispetto delle regioni. E quando noi esprimiamo contrarietà, non dico che devono per forza fermarsi, ma devono anche almeno spiegarci del perché intendono insistere. Fatta questa, diciamo, precisazione e richiamato questo episodio davvero molto negativo, che è un episodio dei mesi scorsi, mi riallaccio a un altro tema. Attualmente voi sapete che i due parametri di riferimento per il riparto del Fondo Nazionale dei Trasporti sono per il 50% la cosiddetta spesa storica, e per il 50% i livelli di servizio. Ora, sull'altro 50% vi è stata un rinvio a una definizione dei livelli adeguati di servizio con un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi, signor Presidente, oggi fatto 100, il fondo, il 50% segue la via storica, il 50% dovrebbe essere ripartito secondo i livelli adeguati di servizio, cioè secondo un criterio di qualità. Ma a questo punto noi ci dobbiamo chiedere che intendiamo per livelli adeguati di servizio. Questa qualità riguarda principi di efficienza, di ottimizzazione, di qualità del servizio erogato, e quindi la vediamo dal versante dei soggetti gestori, o la vediamo dal versante anche e soprattutto, secondo me, dei fruitori.
cioè di coloro che utilizzano i servizi di trasporto pubblico locale, che sono le fasce più deboli, le fasce più povere. Perché se la vediamo da questo secondo punto di vista, i livelli adeguati di servizio somigliano molto ai livelli essenziali di prestazione, ai famosi LEP. E quindi ci incrociamo con il tema del riequilibrio dei servizi e della garanzia dei medesimi servizi base a tutti i cittadini della Repubblica sull'intero territorio nazionale. Quindi la discussione di questo piano tecnico per noi è una discussione che dovrà riguardare questo profilo dei livelli adeguati di servizio, non solo dal punto di vista del gestore che eroga il servizio, ma anche dal punto di vista dell'utenza. Grazie.